La sfida di dover scegliere 50 alimenti corredati da altrettante foto da inserire nel libro del dottor Andrea Ricci è stata molto interessante. Così Roberta Niglio sulle ricette inedite e fotografie che ha realizzato in occasione della pubblicazione del testo La dieta del benessere, presentato in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. E un giorno ci siamo incontrati nel suo studio, la vecchia sede, e mi ha fatto vedere questo foglio pieno di alimenti, insomma, ha detto adesso dobbiamo sceglierne 50. E ovviamente la sfida è stata molto interessante e allettante per me, che amo la cucina in ogni sua sfaccettatura e amo la ricerca della genuinità. Dunque abbiamo cercato di scegliere gli alimenti che più potevano essere congeniali anche ai futuri, insomma, lettori di questo libro. Dunque degli alimenti facili da reperire e ovviamente anche genuini e dall'ottimo apporto nutrizionale. E ho creato queste ricette facendo fare da cavi alla mia famiglia. Quindi sono tutte sperimentate e ho provato a metterci, diciamo, quello che mi contraddistingue quando cucino, ossia, diciamo, l'amore. Sembra un po' banale, però io credo che sia fondamentale inserire l'amore, il sentimento quando si compie un gesto così prezioso come cucinare. E dunque poi c'è stato ovviamente il lavoro di Andrea, che è stato quello di andare a vedere l'equilibrio della ricetta, di andarlo a confermare e di andare ad inserire l'apporto nutrizionale e tutte le altre, insomma, valori della ricetta. Quindi sono molto felice del lavoro che è uscito alla fine, perché credo sia un libro nuovo, innovativo, perché appunto, come diceva anche Andrea, oltre a dare dei consigli preziosi sugli alimenti che ci sono, dà anche delle ricette semplici da realizzare alla portata di tutti. E mi piace concludere con una frase che dico sempre, di Elsa Morante. Elsa Morante diceva che la frase più bella da dire a una persona non era chissà che di romantico, ma era "hai mangiato?". Quindi chiedergli questa domanda, e io credo che questo libro, insomma, ci aiuti sia a farci la domanda sia a trovare la risposta.